Il bosco di Maddalena raddoppia. Sono quasi 3.000 i nuovi alberi che sono stati messi a dimora nell'area verde di via Cadibona, tra la zona residenziale e il bosco di Sorgive. Con questo nuovo impianto andiamo ad aumentare ulteriormente la superficie dei boschi urbani di Vicenza, dando alla città l'ennesimo polmone verde per il futuro. Siamo intervenuti poi anche su strada Maddalena, andando a fare il reimpianto di tutte le piante abbattute durante il fortunale dell'agosto del 2021. Quindi una grave perdita, sono 36 piante ripristinate completamente. Olmi, bagolari, aceri sono solo alcune delle numerose specie scelte per questo progetto di forestazione urbana che andrà a coinvolgere tutta la città. Ogni obiettivo dell'amministrazione è quello di predisporre tutto per riuscire ad avere una cintura urbana intorno alla città di boschi urbani. Ci manca un quadrante, stiamo lavorando su quello che è il quadrante nord-est, speriamo di trovare una soluzione per completare questo anello verde intorno alla città. Un'iniziativa che piace ai vicentini. Ah, importantissimo, essenziale per noi. Sono molto contenta, sì, perché ci vuole un po' di rimboschimento, anche perché hanno tagliato metà degli alberi che c'erano l'anno scorso, quindi sono felice che abbiano piantato questi alberi.